Salvatore Marcelli ha un'attività commerciale in via Crispi a Caltanissetta. Quali sono i problemi di questa via? Sì, buongiorno. Allora, i problemi sono tanti. Innanzitutto la pulizia, che qui è da più di 2 settimane che non basta nessuno a pulire le strade, poi le erbe che vanno crescendo sui muri e non vengono tolte. E oltre a questo, io sono residente in via Laimo, sia io che mio fratello Marco, e siamo residenti in via Laimo e proprio ieri sera, mentre mio fratello si recava a casa, c'erano 2 topi dalle dimensioni di un coniglio che camminavano per le strade in maniera tranquilla. Quindi penso che stiamo arrivando a un degrado, cioè Caltanissetta sta arrivando a un degrado. Suo padre già l'anno scorso aveva lanciato un appello qui in via Crispi perché aveva visto dei grossi topi in questa traversa, sempre d'estate. Le estati passano, ne arrivano nuove, ma non cambia nulla, i topi restano. Perfettamente, infatti, in questo perfettamente. Parole corrette. Oltre a questo, cioè, mio fratello ieri ha pure fotografato questi topi, pure fotografato. E niente, cioè non è, noi abbiamo bambini piccolini, poi transitano per queste strade ragazze, cioè, già si è spaventato mio fratello appena ha visto questi topi, anche perché non scappavano, non si allontanavano, cioè, figuriamoci le persone anziane o i bambini, o bambini o delle ragazze che rientrano a casa la sera, che abitano in via Laimo. In via Laimo, tra l'altro, adesso c'è la ZTL, quindi bisogna pagare il pass per poter andare con le proprie automobili nella propria casa. Circa 32 euro è la spesa? Sì, 32 euro. Sono 2 marche da bollo. Io posseggo una macchina mia moglie, che risiede pure in via Laimo. Significa 64 euro all'anno che dobbiamo uscire. Poi nessuno, cioè, se mi viene qualcuno a consegnarmi qualcosa sotto casa, qualche pacco, non può entrare col mezzo, quindi creare disagi pure in questo senso. Ma anche i familiari non possono venire con la macchina a trovare? Familiari non possono neanche entrare in questa strada con la macchina. Se viene qualche familiare che mi deve scaricare qualcosa, cioè, io ho mia suocera che ha problemi alle ginocchia e devo entrare con la macchina obbligatorio fino davanti al portoncino per accompagnarla a casa. E se non è una macchina intestata a me con il pass, nessuno può entrare per accompagnare mia suocera. Comunque mi sembra una cosa non corretta, specialmente per chi è residente in queste vie. Cioè, i residenti adesso state raccogliendo le firme per non pagare questa cifra? Sì, stiamo raccogliendo delle firme e vedremo come andrà a finire. Abbiamo appena sentito il signor Marcelli che diceva: ho 2 macchine, una mia e una di mia moglie, e mi tocca pagare 2 pass, quindi 2 marche da bollo, quindi si è tirato un conto circa 64 euro. Poi, salendo verso il comune, ci hanno fermato 2 commercianti che ci hanno detto: noi abbiamo 5 macchine in un garage e abbiamo pagato una sola marca da bollo per 5 macchine, quindi 16 euro, smentendo in un certo senso quello che ha detto il signor Marcelli. Adesso incontriamo il signor Ciulla che ci chiarisce com'è la vicenda. Spero. Allora, io sono andato perché devo pure uscire alcuni pass e sono andato al comando della Polizia Municipale e ho chiesto appunto informazioni su come fare la procedura. Io mi trovo nella situazione di avere 3 automobili, 2 intestate a mia moglie e 1 intestata a mia suocera. E pertanto io farò 2 richieste, perché una per le 2 automobili intestate a mia moglie e una per quella intestata, l'automobile intestata a mia suocera. Quindi penso che è legato, da quello che ho capito, si tratta di un fatto legato alla titolarità. Se uno ha più automobili paga un solo pass, cioè paga solo una marca da bollo, mentre se uno ha magari 2 automobili intestate a persone diverse
sono due passe diverse perché sono... Quindi in sostanza avevano ragione tutte e due, non dipende dalle targhe ma dipende dalle persone a cui sono intestate le macchine. Poi ci hanno detto che il pass è solo per andare dove abitate, non per circolare. Evidentemente, perché appunto soddisfa l'esigenza del residente, quindi io posso passare nella strada che di mia pertinenza, che mi interessa per dove abito. Non per andare in giro a passeggiare per la Provvidenza, che sarebbe anche interessante farlo.